Siamo a Roma per la terza conferenza nazionale sulle neoplasie ematologiche, un evento importante che ha visto riunita un po' tutta l'ematologia italiana. Questo evento è stato organizzato in collaborazione con l'AIL e noi abbiamo colto l'occasione di farci raccontare chi è AIL e soprattutto le attività di questa importante associazione dalla voce del suo presidente, il neoeletto professor Sergio Amadori. Associazione in realtà sul piano organizzativo, un'associazione di associazioni, perché in realtà comprende al suo interno tanto sezioni autonome AIL con connotazione provinciale. Pratica AIL con questa strutturazione interna è presente su tutto il territorio nazionale e questo è un passo veramente importantissimo per AIL, visti quali sono i principi della sua mission. I principi della sua mission sono al primo posto il stare vicino ai pazienti affetti da tumore del sangue, questo è il primo obiettivo fondamentale. Ora, stare vicino ai pazienti affetti da tumore del sangue significa tante cose, significa da una parte sostenere la ricerca dei tumori del sangue per far sì che i progressi della terapia possano continuare e possano migliorare ulteriormente già quasi ottimali i risultati che si ottengono. E due, stare vicino al paziente affetto da tumore del sangue significa assistere e accompagnarlo durante tutto il percorso terapeutico, accompagnare lui, accompagnare la sua famiglia, con tutta una serie di progetti importanti che AIL ha sviluppato nel corso degli anni che porta avanti con grande determinazione. Basti pensare, per esempio, al progetto comune domiciliare. Come domiciliare significa in pratica poter trasferire una parte di queste terapie che vengono normalmente fatte in ospedale al domicilio del paziente. E questo è possibile attraverso l'impiego di questi servizi di cura domiciliare che vengono organizzati dalle sezioni periferiche grazie all'ausilio della migliaia di volontari che affollano AIL e ricordiamo poi i successi di questa organizzazione. Questo è un primo progetto, ce n'è un altro che è in corso da tanti anni e sta andando avanti per essere esteso a tutte le sezioni possibilmente. E queste due cosiddette case AIL, che cosa sono le case AIL? Sono degli alloggi, spesso delle palazzine, situate in prossimità dei centri ematologici in cui attraversano i pazienti e che hanno il compito di dare al paziente e alla sua famiglia di alloggiare in prossimità dell'ospedale, che questo vale soprattutto per quei pazienti che vengono volontari. Noi abbiamo gente che magari fa dei viaggi onerosi da una provincia all'altra per trovare il centro di riferimento. E c'è un grosso problema di fare avanti e dietro con la metropolitana oppure di andare a spendere i soldi per l'alloggio, per il pasto e tutto. In casa AIL si propone di alleviare questo peso per i nostri pazienti e familiari offrendo questi alloggi. Questo è un progetto che è nato da zero ed è si è sviluppato in maniera enorme e è stato portato avanti anche qui dai nostri volontari che sono veramente persone che stanno facendo un'opera straordinaria fuori. Vorrei chiedere un flash sul documento che è stato presentato diciamo a Roma in occasione di questo evento. È stato presentato un documento importante che mette in evidenza quelle che sono le necessità critiche della pianeta, diciamo, del governo, di una nuova governance del pianeta sanità. Ciò che riguarda la diagnostica e la terapia di tumori del sangue nel nostro paese. I progressi incredibili della scienza hanno aumentato la possibilità di guarigione di queste malattie. Accanto ai guariti abbiamo quei pazienti che avevano un'evoluzione fatale si sono trasformati in pazienti cronicizzati in un certo modo. E abbiamo una popolazione di soggetti che sente di poter riprendere appieno la propria vita normale, di rientrare nella società, di rientrare nel mondo del lavoro. E quindi ha bisogno di capire come deve
società in primis e le istituzioni accanto. Cosa bisogna mettere in piedi per evitare ostacoli a questo diritto? Questo è il tema.